A volte si conoscono delle discipline magari anche per caso, però ci si appassiona talmente tanto che magari poi si decide anche di andare nei luoghi di origine per saperne di più e capire anche effettivamente come è nato il tutto o come lo fanno nei luoghi in cui è nato, perché qui in Italia magari conosciamo, non so, anche versioni un po' rivisitate di alcune discipline come ad esempio lo yoga. Ne parleremo insieme a Patrizia Marapodi, lei è stata proprio in India, ma ce ne parlerà qui ai nostri microfoni. Buonasera e benvenuta Patrizia. Buonasera. Allora, la tua passione per lo yoga quando risale innanzitutto? Quanti anni fa hai conosciuto questa disciplina? Allora, ho conosciuto questa disciplina tantissimi anni fa, era il 1980, ero giovanissima, vivevo a Roma e lavoravo per una multinazionale americana, però desideravo moltissimo conoscere altro e soprattutto ho sentito una forte spinta a una ricerca spirituale. Quindi hai lasciato il tuo lavoro e hai cominciato ad appassionarti al mondo dello yoga, hai studiato? Sì, non subito ho lasciato il mio lavoro, praticavo yoga in Italia, a Roma e poi lavoravo e a un certo punto ho lasciato il lavoro e sono andata in India, dove ho voluto approfondire questa disciplina e anche molte tecniche di meditazione. Quindi le origini dello yoga sono indiane? Le origini dello yoga sono assolutamente indiane, sono vecchie di millenni. Forse questa cosa non si dice molto, molto spesso non si parla delle origini dello yoga, si parla più dei benefici, dei benefici che se ne possono trarre, insomma, praticando lo yoga, e non si parla del fatto che sia nato proprio in India. E lì hai scoperto un mondo completamente differente. Certo, naturalmente, ho scoperto un mondo più completo ed era quello che mi mancava. E così adesso sono sicura di avere completato la mia ricerca, perlomeno ho una panoramica molto ampia, proprio perché sono andata lì. Soprattutto di insegnare qualcosa proprio come è stato creato, come è stato ideato, inventato millenni anni. Esattamente, e come è vissuto in realtà, perché lo yoga, il più grande beneficio che dà lo yoga è soprattutto l'equilibrio della mente, oltre ad avere degli effetti molto efficaci sul corpo, sulla muscolatura, sul funzionamento degli organi interni. Quindi diciamo che se ci vuoi dare una breve descrizione delle origini o anche della descrizione stessa dello yoga, che cos'è, visto che tu sei stata lì per diversi anni, 10 anni non sono pochi, quindi hai potuto conoscere pienamente che cos'è lo yoga. Certo, naturalmente. L'origine dello yoga risale nella notte dei tempi, non si sa esattamente, veniva praticato comunque da persone che vivevano sull'Himalaya e che già dall'epoca avevano desiderato ritirarsi da quello che era la vita di tutti i giorni per andare a conoscere questo contatto con l'aspetto spirituale della vita e anche con l'aspetto meditativo, perché lo yoga, prima di essere soltanto fisico, come spesso purtroppo ormai è vissuto, è spirituale. Quindi diciamo che adesso, al giorno d'oggi, anche praticarlo non serve forse andare ad abitare al di fuori di tutto per avere questo tipo di contatto, si può fare anche in piccoli centri, in piccole realtà. Certamente. In quell'ora magari di lezione si può stare concentrati in questo sì, modo. Sì, certamente, e si hanno anche degli enormi benefici, anzi soprattutto è importante che sia stato portato qui da noi, perché ci aiuta nella vita di tutti i giorni, per mantenere un equilibrio, per affrontare le situazioni stressanti che si vivono e anche per rendere elastico il corpo e anche aumentare la longevità. Ah, questa cosa interesserà molti dei nostri ascoltatori. Sì. E invece che si parla sempre dei benefici fisici, ma i benefici che lo yoga dà al cervello quali sono? Perché ci sono anche sotto questo aspetto. Certamente, allora innanzitutto si acquisisce una grande calma mentale e una capacità di sviluppare quella che nello yoga è chiamata la mente neutra, ovvero affrontare le situazioni anche le più difficili senza farsi prendere troppo dalle emozioni, senza farsi sconvolgere dalle emozioni. Che noi, soprattutto occidentali, siamo molto impulsivi, quindi qualsiasi cosa la viviamo, anche se è minima, la viviamo come fosse successa un po' una catastrofe. Sì, specialmente noi italiani, diciamo, abbiamo questa caratteristica. È vero, invece praticare questo tipo di attività ci può aiutare anche a rilassarci, sia che siamo in situazioni
così pressanti, anche se lo siamo un po' tutti, ossia che vogliamo semplicemente stare bene, quindi trarne benefici senza dover per forza essere passare un periodo particolare. No, certo, naturalmente. È anche molto importante quello che lo yoga suggerisce, ovvero cambiare l'alimentazione. Quindi togliere tutti gli alimenti che sono derivati dalla carne, e anche togliere l'alcol, il fumo, quindi si torna a una vita molto sana. Purificare il nostro corpo. Purificare il corpo, esattamente. E quello poi la mente. E aiuta anche per la longevità. Certo, quindi, e questo aiuta per la longevità. È tutto collegato, la parte spirituale, stare bene anche fisicamente, esatto. E ecco, longevità, il fatto di dover mangiare bene, che dovremmo farlo a prescindere dalle nostre credenze, anche perché poi ci aiuta proprio a vivere in modo differente. Ma certo, perché ci aiuta a vivere in armonia con il pianeta, in una situazione biologica per eccellenza. Perciò il bio fa parte della nostra vita, entra a far parte della nostra vita. Mi piacerebbe sottolineare insieme a te una cosa importante, che adesso si sente molto parlare di yoga, molto spesso molti iniziano ad insegnare di yoga e a volte non sono nemmeno mai andati fino in India. Forse non è necessario nemmeno far questo, però alcuni requisiti per diventare insegnanti di yoga, anche per far capire a chi ci sta ascoltando l'importanza di rivolgersi a chi ha delle basi solide per può praticare questa attività. Sì, certamente. Allora, innanzitutto è vero che non è necessario andare in India, però io lo consiglio. È molto importante avere una preparazione completa, perché insegnare yoga è un'enorme responsabilità e soprattutto richiede tanta consapevolezza corporea, ovvero capire che cosa succede al corpo quando si fa un certo movimento e anche capire cosa succede alla mente emozionale e cosa succede agli organi interni. Perciò è fondamentale avere una preparazione molto approfondita. Non si può insegnare yoga dopo aver fatto un corso di 150 ore o 600 ore. Bisogna aver praticato a lungo per poter essere un buon insegnante, almeno. Anche perché per avere la consapevolezza, come dicevi, un conto è farlo, cioè vederlo dagli altri e poi rifarlo, comunque sia praticarlo su sé. Un conto poi è insegnarlo ad altri. Certamente, è una grande responsabilità e poi l'incontro con l'insegnante è sempre fondamentale, perché l'insegnante può capire come sta la persona e come reagisce la persona rispetto a determinati esercizi che lavorano sempre anche sul sistema ghiandolare. Allora Patrizia, tu dove operi? Sei associata a qualche associazione, scusate il gioco di parole, comunque ti possono trovare presso delle strutture? Sì, certamente, io collaboro con l'associazione culturale Incontrando, che sta a Roma in via delle Quattro Fontane, e con la quale abbiamo fatto anche un bellissimo spettacolo, manifestazione presso l'ambasciata indiana a dicembre scorso. Ed è stato un pomeriggio intenso, interessante e di grande coralità. Ti piace anche il cinema tipo Bollywood, lo segui? Molto, molto, molto. Io adoro Bollywood, ma è normale perché ho vissuto 10 anni lì e non si può non amare Bollywood. C'è stata da noi una ragazza molto carina, ha sposato un indiano e lei, diciamo che lei è venuta qui dicendo: sono forse più appassionata io dell'India, avendola conosciuta da fuori, che mio marito, che è indiano. E sì, comunque lei è, cioè, entrata in questo mood, è innamorata del mondo di Bollywood, di questa realtà. Quindi andatela a vedere, vi consiglio di andare a approfondire quello che è il mondo di questo paese, dell'India, e soprattutto in questo caso dello yoga, quindi anche le origini dello yoga. Patrizia, stavamo dicendo, allora, sì, i contatti si trovano presso questa associazione culturale Incontrando, in via dei Quattro Fontane 43C, ma se volessero chiamarti possiamo lasciarti anche lasciare il numero? Sì, certamente. Allora, il numero di riferimento è il 340-9698-914, lo ripeto, 340-9698-914, per prendere appuntamento con Patrizia e chiedere informazioni direttamente. C'è anche una pagina Facebook, prima di salutarci, Patrizia India Yoga Deva, con India Yoga Deva scritto tutto attaccato, altrimenti non lo trovate. Patrizia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a te.